Siete all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Frequenza 87,6 MHz. Sono Elena Prizzi. Cari ascoltatori, bentornati alla nuova stagione della rubrica dedicata all'importanza delle favole e delle fiabe per l'educazione dei bambini. Il mese di ottobre sta per concludersi e la stagione invernale ha iniziato il suo corso. Un proverbio infatti dice: per i santi manicotto e guanti. E proprio all'imminente festa di ogni santi dedichiamo il nostro appuntamento odierno, affidandoci come sempre alle parole del professor Cattabiani. La festa di ogni santi risale alla fine del secolo VIII, quando l'episcopato franco la istituì per sostituirla al capodanno celtico, che cominciava all'inizio di novembre. Ma ci vollero parecchi secoli perché si diffondesse in tutta Europa. Infatti, soltanto nel 1475, Sisto IV rese obbligatoria questa festività per la Chiesa universale. Dell'antico Capodanno celtico sono tuttavia sopravvissuti, fino a oggi, sia proverbi che usanze. Fra queste usanze, la più celebre nei paesi inglesi e irlandesi è la cosiddetta notte di Halloween, che si festeggia tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Durante tale festa i ragazzi si mascherano da scheletri e fantasmi per mimare il ritorno dei morti sulla terra. I Celti, infatti, festeggiavano il loro capodanno recandosi nei cimiteri e trascorrendovi la notte tra canti e libagioni, perché erano convinti, credenza tra l'altro tipica di ogni periodo di passaggio dell'anno, così come il carnevale, che in quelle ore di festa i morti ritornassero sulla terra ed entrassero in comunione con loro. Il giorno seguente alla festa di Halloween, per i Celti iniziava il nuovo anno. In Irlanda la tradizione celtica è in parte sopravvissuta e infatti oggigiorno assistiamo anche a un fenomeno ormai diventato di massa, che però per la nostra cultura ha poco valore, poco significato. Qualche ascoltatore infatti si domanderà perché mai i Celti avessero fissato il Capodanno nel cuore dell'autunno. Se fosse un contadino a chiederselo lo capirebbe immediatamente, perché l'autunno è l'epoca in cui, finita una stagione agraria, ne inizia una nuova. Il grano è stato appena seminato, è sceso negli inferi, nel cuore della terra, e comincia il suo lento cammino verso la futura germinazione. La vita si rinnova anche se sottoterra. Vita e morte, quindi, si confondono e si fondono nel ciclo della vita. Per cristianizzare questo capodanno, la Chiesa franca istituì non soltanto ogni santi, ma anche la commemorazione dei defunti. Il rito, dicevamo, si diffuse poco a poco nel resto d'Europa e a Roma giunse soltanto nel secolo XIII-XIV. La ricorrenza dei defunti è il residuo di una festa di capodanno. E questo aspetto lo si coglie anche nella credenza diffusa, tutt'oggi in molte regioni italiane, secondo la quale i morti ritornano a casa una volta all'anno e mangiano appunto il cibo preparato per loro. In Veneto, come d'altronde in Friuli, il ritorno dei morti avviene nella notte tra il 1 e il 2 novembre, quando si consumano fave, castagne e zucche. Il piatto dei morti in cucina o il bicchiere d'acqua posto su un mobile della casa riecheggiano il richiamo dei defunti, dei parenti più stretti, e ha un valore simbolico preciso, tanto quanto la candela sulla tomba. Come infatti dice il professor Dino Coltro, con questi simboli che noi mettiamo, candele, piatti e alimenti, tutto ciò si fa perché si crede che nella loro vita ultraterrena abbiano bisogno di che cosa? Il cibo vuol dire vita, e se uno è capace di mangiare vuol dire che è vivo. E un tempo nelle case le donne preparavano le ossa di morto, i pani, dei dolci particolari impastati con farina e frutta secca.
Il grano da cui viene la farina e la frutta secca contengono infatti la forza, l'energia del sole e quindi insomma la vita. Una volta le vie rimanevano deserte nelle varie cittadine perché si diceva che i defunti lasciassero tutti insieme il cimitero e si recassero in paese in processione. Per questo motivo si dovevano seppellire i defunti con gli abiti da festa, perché potessero poi fare bella figura in questa occasione. Ricordiamo inoltre quali sono un po' i simboli di queste giornate, soprattutto dei defunti, sia il crisantemo che il cipresso. Per quanto riguarda il crisantemo, l'usanza di ornare le tombe con questo fiore è relativamente recente, perché i crisantemi si sono diffusi in Europa soltanto nell'Ottocento, portati per la prima volta dalla Cina in Francia. Gli si è subito considerati simbolo di mestizia perché, fiorendo alla fine di ottobre, servono per ornare le tombe del 2 novembre. E questo devo dire che molti poeti italiani lo hanno spesso ricordato, nota è la poesia di Pascoli, ma anche l'abruzzese Gabriele D'Annunzio ha parlato di crisantemi, però con tutt'altra accezione, perché infatti non pensava minimamente alla morte. E infatti scrive: nel mezzo della tavola un vaso di cristallo azzurro conteneva un gran mazzo di crisantemi gialli, bianchi e violacei, su cui si posavano gli occhi malinconici di Clara Green. E non aveva torto a pensarlo, D'Annunzio, e a presentarlo come un fiore degno di salotto perché luminoso. Luminosità evocata anche dal suo nome italiano, che deriva dal greco chrysos, che vuol dire oro, e Antemon, che vuol dire fiorente e significa fiorente d'oro. Quindi un'accezione positiva che poi in qualche modo è stata cambiata negli anni. La fama funeraria, inoltre, di un'altra pianta in Italia è quella del cipresso, che è considerato, tranne che in Toscana, un albero cimiteriale. Ma anticamente, soprattutto ancora in Oriente, questo albero in realtà è il simbolo della fertilità. E come mai invece da noi in Europa ha questa accezione negativa, in qualche modo triste e malinconica? Questa fama funeraria è nata dai poeti greci e da quelli latini, che considerarono questa pianta l'albero dei defunti. In modo particolare, Ovidio narra nelle Metamorfosi che il giovinetto Ciparisso viveva in compagnia di un grande cervo dalle corna d'oro. Un torrido mezzogiorno d'estate, il cervo, stremato dall'afa, si era adagiato sul suolo erboso, godendosi la frescura degli alberi. Inavvertitamente, però, Ciparisso, che stava giocando con un giavellotto acuminato, lo trafisse mortalmente. Il giovinetto, disperato, decise di morire anche lui. E nonostante l'intervento di Apollo, accorso immediatamente per consolarlo, chiese agli dèi un solo privilegio dopo la morte: di poter mostrare per l'eternità il suo lutto. Ecco quindi che questo albero, nel quale questo giovinetto venne trasformato e che porta il suo nome, divenne il simbolo della morte, un simbolo funerario. Tuttavia, i cipressi delle colline toscane evocano immagini tutt'altro che tristi, ma anzi parlano di armonia, di luce e di gioia. Dopo l'intervallo pubblicitario, leggeremo una favola che si collega alla leggenda greca di Cipresso, che appunto abbiamo la leggenda greca del cipresso e la sua origine che abbiamo appunto appena letto, ma questa volta lo facciamo tramite le parole del favolista greco del VI secolo a.C., Esopo. La favola, la fiaba, si intitola Il cervo alla fonte ed il leone. Fossi il sole,
prima quindi di leggere la favola di Esopo, ci tengo a ricordare che le favole si differenziano dalle fiabe perché hanno come protagonisti animali e piante, mentre le fiabe invece raccontano delle vicende immaginarie o in parte reali di uomini. Eccoci quindi alla favola Il cervo alla fonte e il leone. In una dolce giornata estiva, sotto un cielo limpido e azzurrissimo, un bellissimo cervo dalle lunghe e possenti corna si stava abbeverando a una fonte tanto cristallina da riuscire a riflettergli la sua immagine come se fosse uno specchio. Ammirando il proprio bell'aspetto fiero e slanciato, l'animale era orgoglioso di se stesso. Le sue lunghe ramificate corna erano stupende e si ergevano decise verso l'alto, come fossero maestose corone. Il suo muso allungato era delicato e deciso, come quello di un principe, e l'intero suo corpo era forte e robusto. Le uniche cose che a suo avviso non erano degne di lui erano quelle zampette troppo fragili e delicate. E sì, se fossero state almeno un po' più grosse, non avrebbero stonato con il suo fisico così possente. Ma proprio mentre egli era tutto intento a rimirarsi, un brusco movimento alle sue spalle risvegliò la sua attenzione. Qualcuno lo stava spiando. Si trattava di un grosso leone, pronto a balzargli addosso alla prima occasione. Fortunatamente il cervo si accorse in tempo di lui e riuscì ad allontanarsi cautamente dalla fonte per andare a nascondersi dietro un grande cespuglio. L'enorme felino, però, riuscì senza difficoltà a rintracciare la sua preda a causa proprio delle lunghe corna di quest'ultima, che ovviamente ne tradivano la presenza. Appena scovato, il cervo si lanciò in una velocissima fuga verso la salvezza. Le sue agili zampe correvano come non mai, superando ogni ostacolo e portandolo al sicuro. Quando finalmente l'animale fu lontano da ogni pericolo, poté fermarsi per riprendere fiato. Che buffo, pensò il cervo. Io ammiravo tanto le mie belle corna ed invece esse mi hanno tradito. Mentre invece queste zampette, apparentemente fragili, che disprezzavo, mi hanno salvato la vita. Con questa favola, Esopo quale morale ci vuole trasmettere? Che la bellezza e la forza fisica non sono sempre d'aiuto, mentre le cose apparentemente più fragili possono diventare, nel momento del bisogno, grandi alleate. Grazie dell'ascolto.